sono arrivato a lavorare a Modena, poi dopo a Civitavecchia mi hanno detto fermi da Tarquini che per fare le cassette io facevo le cassette di legno, no? Dice c'è la segheria e lavori lì, e ho trovato lavoro lì e mi sono fermato qui, tutto lì. Poi ho fatto il contadino e ancora fa il contadino. Facevo l'amore con uno, poi siamo lasciati e ho lasciato perdere questo. Ci siamo presi in più, l'ho lasciato perdere. Ma. Lui mi ha raccontato quello che era accaduto stamattina, praticamente degli operai del comune sono venuti qua con un camion, sono entrati dentro casa. Hanno spaccato la porta, sono entrati. Tu non c'eri? No. Tu sei venuto che già erano andati via o stavano qui ancora? No, stavano andando via, è la roba di lavoro, c'è una stanzetta, c'è quella stanzetta sola. Ci fa vedere? Sì. Vedi, guarda un po'. Perciò hai qui il bagno, tu ti cambi dentro e qui c'è il bagno, lo facciamo vedere? Questo è il bagno, praticamente qui ci lavi anche le tue cose. No, li lavo all'orto. Qui all'orto? Perché non so. Qui più che altro ci vai al bagno. Adesso praticamente tutto ciò che ti rimane è questo qui. Sì, il bagno, il lavandino e basta. Ci dispiace vedere queste cose. Dove era il tuo letto? Lì, lo stare lì. Qui era il tuo letto. L'ho ah, fatto salve. Io questa camera, il letto era là prima che venisse, lui era bella, sa. Ti ho portato due panini di pane col salame. Non ho da li mangiare, lo metto lì. Sì. Ah, la porta è quella lì. Non è la questione della porta, puoi dormire che senza porta. Beh, non appunto. Si mette una persona fino all'estremo della miseria per andare a vedere come sta. Vai, sì, mi faccio oggi che cos'è? È venerdì e te la danno oggi. E dice io ho solo questi vestiti. A che ora? Dile, adesso so che vai. Buongiorno, voglio sapere, siccome oggi è venuto il cambio del comune, vi spiego, no? Mi ha buttato il letto. Avete buttato? No. Com'era la vostra casa? C'era una stanzetta, non potevo fare niente. Ho capito. Il gas, il letto, la roba dei vestiti, non c'è mai rimasto più niente. Capito. La sorella non dà muove. Però adesso mo sta busta, porca, perché ve la spruzzate intorno al tuo panino? No, ma la lavo dopo mi serve. Sorella, signor. Signor, mi date qualcosa per cambiarmi? Sì, adesso la stiamo prendendo. Porca madonna, cioè. Ah, vabbè. No, vabbè. Alzatevi in piedi, alzatevi in piedi. Se ti va bene la vita, perché sì. Ti fa un compito così. No, non ha capito. Io la vita, vabbè. No, sono piccolo. No, l'allargo un pochetto. Ma ve le trovo sul bagno. Allora, gli spaghetti hanno sotto la notte. Mo ho messo due cartoni per terra e mi tocca dormire per terra stasera. Senza coprirmi, senza niente. Tutto, hanno buttato via. Scarpe, tutto. Questa ve la levo perché voi se no una messa ve do quest'altra scura, eh? Come ve pare a voi, a me mi sta bene tutto. Da mangiare lo volete? Ce l'avete per ringraziare. La cucete, la pasta? Sì, e mi hanno buttato il gas, mi devo fare ricomprarlo. E allora? Ma mo ve lo daranno. E che ne so, non so come fanno. Io non capisco niente. Bocca boia. Non mi ci cava niente qui, boh.
non caricare troppo, lo può portarla a casa. E dopo cosa dorme? Con cosa dorme? Ancora manca il materasso. È per terra. Io ce l'ho uno, se qualche dono viene a prenderlo. È tutt'altro che... No, ma c'è anche la brandina, dopo devi tenerla bene, dei nonni. Ecco il materasso tuo. Guarda un po' chi ci ha pensato. Non fare la pipì, eh? No, no, grazie. Lo prendi te? Qua. Oh, non ce la fa mica, sai. È piccolo. No, non ce la fa. Guarda, lascia, porco Dio. Via sopra, prendi. Ah, addio, cane. Ma non cazzo. Ma porca madonna. Lascia il Dio. Com'è dall'acqua? Fredda? Ma va bene. Dice me, dice pure se è fredda, già no. Potesse fare la doccia e tanto. Ma come no? Ma te lo so pulire, ma che mi frega a me? Ma pure a me che pure che mi porto delle vecchie, non mi frega il cazzo, sto meglio. Certo. Tanto a me non so, da mangiare, da dormire, che cazzo mi frega. E c'è da chiacchierare, no? Ma come no? Perché ti fa piacere, no? Mi diverto con l'anziano, ma che mi frega a me? Tanto, ormai, mio padre è morto, la mia madre da è morta, io le anni è morto, non c'ho più nessuno. Non c'ho più nessuno. Cazzo, lo mando. Almeno con gli anziani fanno una partiella a casa, una chiacchierata, perché cazzo a casa sono solo, come in cane. Anzi, che è il comune mi manda la tua a un partadone che passano. Quello meno male, Un pasto al giorno, basta, non mi darò più niente. No, ma che mi frega a me. E basta, pure un pasto, ma basta, perché mangio prima e basta. Il secondo me lo conservo e me lo mangio a cena. E che mi frega. Dio lo preghi mai? Ah? Dio. Ma sono 30 anni che torno in chiesa.
Te ci pensi mai, magari? Ah, sì, sì. Oh. Te lo senti vicino qualche volta? Sì. Però non risolve niente male. Ma ho trovato una cornocchietta, l'ho portata a casa, l'ho legata al sacco del tavolino, la sto a governare, mi fa compagnia. Una cornocchietta? Che carina. Che gli ha dato un nome? La chiamo Gherka. Siccome ancora non volavo, l'ho trovata, l'ho portata a casa, l'ho legata al sacco del tavolino, è lungo. Mi sono da mangiare, da bere, come mangia Dio. Sì? Che gli hai dato da mangiare? Pane, pasta. Ma te sta lì sempre? Sì, è legato a lungo. Mi sono un po' non sono nel letto, sopra il letto. Sì? L'ho chiamata la Ghetta. Sì. E mi fa compagnia, e anche il cazzo da fare, sono solo. Ogni altro fa mica che... Sai come facevo? Allora, mi cambiavo. La roba sporca ammontinavo, porca madonna, ho riempito tutto. Certo. Non potevo fare un passo per te. Bravo. Quando te vedo dico, Bravo, bravo. Dove sei stato? Ma io l'ho contento, a me come faccio, fatto, mi prego a casa. Tanto mica mi chiacchiera la moglie a me. Certo. Se ce l'avevete sarebbe stata contenta. Ma è una capa va sposata, dopo per colpa del cognato non lo so. Per colpa del cognato? Perché? Era geloso? No, voleva dire tra le mie ragazze, quando vanno a casa quando ci sono loro, se no il vicinato pensava male. E allora ho preso lo stato con le mie ragazze. Scusa, faccio un po' un casino, poi dopo pulimo. Dopo pulimo tutto. Allora non sono pure lì. È morto tuo zio? Da quant'è che non lo vedi? Mi ha detto che sono 10 anni. È morto a 10 anni? E l'ha saputo adesso? Ma com'è? Non ci avevi confidenza? No, stanno di casa a Città Vecchia. Era troppo lontano? E io a Città Vecchia non ci vado mai. Come ce vai? Senza mezzo? Ma... È il fatto che non trovo manco le torri che neanche col treno, che ne fermavo. E figlio, sei contento di sto lavoretto? Sì, a me sta tutto bene.